Ok, signori, ci siamo. Io ho fatto le prove libere e sono andato un po' così così, signori. Non sono andate benissimo, abbiamo qualche problema a fare qualche curva. Però, ci arrangiamo. Andiamo a fare le qualifiche, signori, che tra l'altro sono sotto la pioggia, quindi vedo proprio il disastro più totale che si avvicina davanti a noi. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare in queste qualifiche, signori. Ok, ci siamo, signori. Le ruote sono queste, le qualifiche sono pronte, partiamo, senza perdere tempo. Sotto il diluvio universale, la vedo male raga, la vedo proprio male, 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 male. Qua già dobbiamo frenare di brutto per affrontare la curva. Ok, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi. Questa gara la vedo proprio male raga, la vedo proprio male. Come fanno questi a correre a 300 all'ora sotto la pioggia con sti muretti così vicini? Dai, questa cavolo di ala anteriore che si rompe subito, ma porca miseria. Dai, 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 frena, 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 frena. Allora, il problema grosso è questa curva di qua, signori, che la macchina non mi gira. Io non so che fa per far girare. Oh, sta girando. La prima volta in tutte le qualifiche che ho fatto, in tutti i giri che ho fatto, che ha girato lì la macchina. E non mi ha girato qui, però. Ma porca miseria. Allora, l'obiettivo, secondo me, l'obiettivo fondamentale è portare a casa la macchina. Dai, sti muretti, però, che paranoia. Ora, questa ovviamente non riusciremo a farla in pieno, quindi meglio che freno prima che faccia altri danni. Arriviamo alla prossima curva, ok, frena, 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 ma dico giusto sotto la pioggia dovevamo fare le ste qualifiche, giusto sotto la pioggia dovevamo fare le qualifiche. C'era qualche speranza di tentare di fare bene, signori, proprio me le hanno levate mettendomi la pioggia a Monte Carlo, mannaggia di una miseria. Tra l'altro abbiamo anche l'alettone rotto, io non so quanti, siamo 5 secondi sotto, signori, siamo 5 secondi sotto il miglior giro che sta per essere completato, che penso sia di, ah no, è ora di Hamilton, prima era Leclerc, adesso Hamilton. Noi siamo ultimi, va bene così, non ha importanza, signori. L'importante è portare a casa la macchina. Riuscire ad arrivare alla bandiera a scacchi, signori. Va bene, 22esimi. Era sai che non partivamo ultimi, signori, e ci sta. Ci sta a Monte Carlo, ci sta, signori. A Monte Carlo ci sta. Ci vediamo in pista, signori, ci vediamo in pista. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti, continuiamo così. Ma continuiamo così? Cosa? Cosa, Alex? Mamma mia, siamo ultimi, signori. Andiamo, tanto per concludere questa gara il prima possibile. Mamma mia. Ah, no, non siamo, partiamo 20esimi, non partiamo ultimi. Ok, c'è stato qualcuno che è stato penalizzato, mi sa. Beh, ecco, ci siamo addormentati sulla griglia di partenza. Ora qua freneranno tutti, quindi meglio che iniziamo a frenarci. Sì, andate a spaccare la faccia tutti quanti. Noi. Dai! Siamo ma lui che mi è venuto addosso, ragazzi! È stato Raikkonen che mi è venuto addosso. Ma è possibile che è sempre colpa mia? Qualsiasi. No, 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 no! Ok, ferma. Dove sta andando questo? Mamma mia, che gara di marmellata, signore. Siamo ultimi. Siamo ultimi. Avevamo la possibilità di partire due posizioni avanti rispetto alla qualifica che avevamo fatto. E invece siamo partiti ultimi. Riesco a infilarmi di qua in maniera violenta? Salve, perché non gira questa cazzarola di macchina? Perché non gira questa cazzarola di macchina? No, non rompere l'alettone. Ah, ma porca miseria. Niente, quella curva non riesce a farmela giusta. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, signori. Quella curva non riusciamo a farla giusta. Siamo 20esimi, ottimo. Siamo 20esimi, signori, a Monte Carlo. Dai, quantomeno stiamo passeggiando per le vie di Monte Carlo, signori, con la Maullo Racing. Che non è poco, non è per niente poco, signori. Diamo spettacolo, diamo spettacolo. Hamilton già ha completato il primo giro. Qualcosa mi dice che saremo pesantemente doppiati, signori. Qualcosa mi dice che saremo pesantemente doppiati. L'importante però è portare a casa la macchina. L'importante è portare a casa la macchina. Dai, ce l'abbiamo fatta. Lui sta andando in box, quindi ok. Abbiamo delle speranze di non arrivare ultimi, signori. Abbiamo delle speranze di non arrivare ultimi. 20esimi, mi farebbe comodo un 20° posto, vuol dire che non saremo noi gli ultimi. Però dai, è così, passeggiamo per le vie di Monaco. Monte Carlo, signori, un gran premio con tantissima storia che inizia malissimo per noi in questa avventura in Formula 1. Però va bene, dico, ha la sua bellezza, ha la sua storia, ha la sua, è molto affascinante come gran premio. Noi stiamo facendo schifo. Però va bene. Bello che il primo gran premio che ho vinto nella storia di un gioco di Formula 1 è stato proprio qua. Vedete, non mi gira questa cazzarola di macchina. Ci abbiamo lasciato l'alettone, signori. Ci abbiamo lasciato l'alettone. Va bene.
Lasciamo pezzi pezzi ovunque. Riesci a farmi questa curva? Sì, ok. La mia ala anteriore non c'è più. Non è che la mia ala anteriore è danneggiata. La mia ala anteriore non c'è più. Hamilton ha fatto il miglior giro. Sì, signori, questo Gran Premio mi sa che sarà ricordato come il peggiore della storia della Maulo Racing per questa stagione, perché poi ci sarà la stagione dell'anno prossimo in cui faremo ancora peggio di quello che stiamo facendo quest'anno. Quantomeno per ora siamo ventesimi su 22 macchine. Potremmo anche arrivare. Dai, 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 dai. Andava. Occhio alla ruota, mamma mia, che ci sono passato vicino. Dai, dai, bravo così. Dai, dai. È questione di prenderci confidenza con Monte Carlo, raga. Con Monte Carlo uno dovrebbe girare, 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 girare come se non ci fosse un domani per prendere confidenza con le traiettorie e con i muretti, signori. Perché se uno riesce, ecco, come in questo caso, a evitare i muretti, sarebbe già tanta roba. Ma purtroppo noi abbiamo un affetto incondizionato verso i muretti che ci spinge ad abbracciarli a ogni Gran Premio. Quindi dico, dai così, dai così. Dai raga, dopo due gare a punti, dico, purtroppo ci sta a ritornare nelle retrovie. Tutto questo non so dove sia il samurai, il nostro compagno di squadra, il samurai compagno di squadra. Gira, gira, trattore a pedali, gira. Bandiera già, no, ci ha ripreso Kvyat, signori. Ci ha ripreso Kvyat. E mo ci supera perché c'ha la macchina messa meglio. Noi siamo sempre da lettone. Siamo al terzo giro, abbiamo un giro e mezzo da completare. No, forse due giri e mezzo da completare, sì. Vabbè, e questa l'abbiamo tagliata. Taglio 10 secondi di penalità. Ma dai, neanche un avvertimento mi ha dato. 10 secondi diretti. Ma vattene a quel paese, dai, 10 secondi diretti di penalità. Di solito mi fanno gli avvertimenti. Avvertimento taglio curva. Avvertimento taglio curva. No, stavolta 10 secondi netti. Mandatevela. Mandatevela a prendere dove non batte il sole, dai. Ci posso credere. Ma porca miseria, qua mi stanno per venire mi stanno per raggiungere per doppiarmi, signori miei, e questi mi danno pure 10 secondi di penalità. Invece di avere pietà di un povero uomo che sta subendo questa mala sorte, no, no, mi danno i secondi di penalità. Non abbiamo una macchina che sta in traiettoria, però loro infieriscono su di noi. Infieriscono su di noi. Però signori. Signori. La soddisfazione di aver corso a Monte Carlo non ce la può levare nessuno. La Maulo Racing ha girato nel Principato di Monte Carlo. Riesce a farla giusta sta curva? Oh, siamo riusciti a farla giusta. Che è successo? Per quale volontà divina? Ecco, giustamente siamo riusciti a fare quella giusta. Abbiamo sbagliato l'altra. Mi sembra corretta come cosa. Dico, ne fai giusta una, l'altra la scafazzi completamente. Bene, ok. Riusciamo. No, ma non è inutile che pensiamo di mantenere la seconda posizione, la ventesima posizione. Perché praticamente abbiamo 10 secondi di penalità. A meno che non riusciamo a mettere 10 secondi fra noi e Kvyat, cosa che non riusciremo mai a fare nella vita. Perfetto, okay, signori. Mamma mia, ma quel replay. Ritirati dalla sessione. Sì, sì, signori. Niente. Monte Carlo è andata così, signori miei. Monte Carlo l'abbiamo finita in scooter. L'abbiamo finita in scooter, signori. Monte Carlo è andata così. È andata così, purtroppo. Sapevamo che sarebbe stato complicato. Lo sapevo io. Lo sapevate voi. Lo sapeva tutto il circus della Formula 1. Dico, va bene così. Vediamo come sono finite. Come è finita il Gran Premio. Chi ha vinto. Che posizione si è classificato il nostro samurai, il nostro compagno di squadra. E chiudiamo qui questo video proprioso, signori. Monte Carlo, per quanto riusciamo a fare dei progressi nelle altre gare, Monte Carlo ci ha portato con i piedi, ci ha riportato con i piedi per terra. Monte Carlo pesantemente, sì. Vabbè, punti di esperienza non ci interessano. Allora, ha vinto Hamilton con Vettel e Bottas, ok. E il nostro samurai è arrivato 18esimo, partendo 17esimo, va bene. Kvyat ha preso una penalità e noi siamo arrivati 22esimi con 10 secondi di penalità. Va bene, così, dettagli, avanziamo. Dimentichiamo questa gara, signori. Dimentichiamo questa gara. Oh, Giorgia, quantomeno ci sei tu, Giorgia mia, che mi illumini le giornate. Oggi più a Firenze abbiamo avuto scontri, no? Erano solo botte amichevoli, non direi, ma certamente devo essere più tranquillo in futuro. Hai ragione, sembrava un ci devo essere più tranquillo in futuro, sì. Che pensi delle prestazioni della Renault di quest'anno? Sono davvero impressionanti, si vede che lavorano molto. Penso che i loro piloti abbiano fatto meraviglia con quello che hanno a disposizione. Penso, dai.
Diamo merito al merito. Ciao Giorgia, scusami per la mala gara che abbiamo fatto oggi. Perdonami, recupererò la prossima volta. O se vuoi ti invito a cena e potremo migliorare il nostro rapporto, cara Giorgia. No, non lo vuole il mio numero di telefono, Giorgia. Allora, qui abbiamo fatto completamente schifo, signori. Il nostro rivale prende 4 punti pesanti e sale a 15. Noi rimaniamo a 16. Va bene, va bene, va bene. Siamo comunque avanti noi. Fama della scuderia, forse saliamo, noi siamo sempre a livello 4, il nostro samurai è a livello 6, la scuderia sale a livello 7, buono, 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 dai, livello 7 è importante. Vediamo un discorso di soldi che non ho visto. Ho cliccato X quando non dovevo cliccare X, signori, mi sono fatto malissimo anche al ginocchio, ioi. Ho tirato un pugno per sfogarmi, per vedere se prendevamo soldi o se ci levavano tutto praticamente per i danni fatti alla macchina. Abbiamo distrutto più macchine in un weekend a Monte Carlo che in 8 Gran Premi finora, praticamente, in 7 Gran Premi finora. Porca miseria. Allora, bassa liquidità, ok, va bene. Attività, allora, assegni attività. Reparto telaio, abbiamo bisogno di sponsor. Facciamo sponsor, poi facciamo un altro evento sponsor, perfetto. Poi facciamo aggiorno attrezzature aerodinamiche, aggiorniamo attrezzature aerodinamiche e poi l'ultimo giorno non possiamo fare niente, no? Non possiamo fare assolutamente niente. Va bene così, va bene così. E abbiamo 645 punti, ma non possiamo fare niente, quindi andiamo al prossimo problema che è quello dell'Azerbaijan. Sistema accensione l'abbiamo fatto. Struttura, ferma, 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 ferma. Possiamo andare a sviluppare qualche altra cosa, signori? Albero, andiamo all'albero, ok. Abbiamo 600 punti. Cosa mi suggerisci? Flap ala secondaria. Oh. Se invece volessi fare qualcosa del motore, tipo, cosa potremmo fare? Le candele. Le candele ci porterebbero a migliorare. Però aspettate, no, forse è meglio realmente l'aerodinamica. Mi consigli quello lì? Facciamo questo. Ok, aggiudicato, sviluppa. Vediamo se riusciamo a migliorare qualcosina. Andiamo avanti, andiamo avanti. Evento sponsor. Ok, dai, qualche soldino è entrato. Costi gestione. Aggiornamento attrezzature aerodinamiche. Dai, 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 qualche soldino è entrato. Qualche soldino è entrato. Il prossimo campione è quello di Azerbaijan. Abbiamo 2 milioni e 4. Possiamo sviluppare qualcosa qui? 2 milioni? No, allora per ora mettiamo qualche altro soldo da parte con la prossima gara e poi vediamo di migliorare questo, con tutto l'ambaradan, signori miei. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!